Gold League, tocca alla capolista. Dopo Dragoni Boca Junior hanno vinto i Dragoni, si portano a 9 punti. La risposta della forza peruviana, che ha 6 contro i Bilbao, che di punti in questo momento ne hanno solamente uno per il pareggio con Racing e la sconfitta di domenica scorsa proprio contro il Boca. Allora, fischietto in bocca a Tony Cerullo. Comincia con la battuta di difesa e la parata di Ponce, che torna tra i pali. Marco Antonio Ponce. Non c'è Victor Mendoza per la seconda volta. Deve andare il veterano peruviano a difendere i pali della squadra di Carlos, che è lì in panchina come sempre. E allora gli 8 titolari sono Harry Ponce al centro, a sinistra Oliver Bendezzo, a destra c'è Marco Ponce, centrocampo con Augusto in mezzo. Vediamo chi sono le mezzali. C'è, vediamo un po', Emerson parte titolare o no? No, c'è Chavez. A destra Luis Paz. José Severino in attacco, a disposizione dovrebbero esserci Valo Ponce, Emerson e Fernando Champagnat. Il Bilbao gioca con Prezioso in porta, al centro Dierna, ai lati Genovese e Cipriano. O Mormile, vediamo un po', no, Cipriano. Mezzala sinistra Mormile, mezzo destro delle donne, in avanti Justin Bieber difesa, il centrocampista centrale è Rapillo, anzi no, Rapillo fa l'attaccante e difesa la mezzala sinistra. Eccolo Augusto Oviedo, Oliver Bendezu per José Severino, prova a nascondere subito il pallone in mezzo a due giganti, perde il possesso, riparte delle donne, si addormenta, occhio che... questi pressano, Enzo, pressano loro. Puoi addormentarti. Luis Paz, Prezioso. Poi va a pressare su Odierna. Esce dal traffico Cipriano. Prova ad andare lui. Lo attacca Paz. Passa Cipriano, poi Ponce per Augusto Oviedo, sinistro, Prezioso. Gioca il Bilbao, palla lì, Odierna rischia, Prezioso, difeso da Odierna, poi Cipriano, pressing alto del Perù, come sempre, come in ogni partita gli abbiamo dedicato la prima pagina della Gazzetta, i peruviani d'oro, perché fino a questo momento in Gold League le hanno vinte entrambe, battendo Iuelo 9-2, vincendo 4-2, anzi 4-1 contro il Real Madrid, che sembrava uno scontro al vertice. Sale Severino, la tocca verso Luis Paz, arriva Augusto col destro, murato da Justin. Odierna prova a uscire e prova a salire lui, poi però perde il possesso. Eh sì, ci sono Joe Vargas, Emerson, Valo Ponce e Champagnat a disposizione della forza peruviana, sono sempre 12. Genovese che torna allo Sbordone League dopo tantissimo tempo. Lui di solito un giocatore avanzato, oggi fa il terzo a destra nello schieramento del Bilbao. Il cross delle donne, non arriva a difesa. Oliver con l'esterno, va da José Severino, accelera lui, taglia il campo, José dentro con l'esterno per il destro e la porta è vuota e se lo divora Luis Paz. Difesa, scende, tocca Genovese col destro largo. Lancio di Harry Ponce, cercare Luis Paz che si gira e va da Augusto, nasconde la sfera, va giù, punizione. Calcia Augusto col destro morbido, Prezioso, smanaccia. Battuto il corner, Augusto, Oliver, anzi era Chavez, ora Augusto, va col destro, Prezioso in rimessa. Chavez,
palla dentro di Augusto sul fondo. Occhio al disimpegno in uscita del Bilbao, che se la cava con Odierna che era lungo troppo. Ci si lamenta che il pallone sia un po' troppo duro, allora stiamo provvedendo a sgonfiarne uno. Cipriano nello stretto lì a sinistra, fermato con le mani subito il Bilbao. Odierna, rischio Odierna, la rimessa è sua, 0-0 tra Forza Peruviana e Atletico Bilbao. Ancora Cipriano, salta Chavez, lotta con difesa, sale anche Genovese, difesa va da Cipriano, cambia tutto, Oliver mette la testa, rimessa. Intanto Fenerbahçe in vantaggio, si va a Stacchioni in Titanium League. Delle donne, la sponda, il pallone verso Cipriano, palla dentro, colpo di testa, Ponce smanaccia, porta per un attimo vuota, allontana Augusto, di testa Odierna, ancora Cipriano, delle donne, parte un cross, fuori, tocco nello spazio di Mormile, lungo per Rapillo. Adesso Oliver, Chavez, Harry Ponce rischia, c'è fallo, ma Ponce aveva respinto. Severino senza vedere, va da Oliver, salta secco il suo avversario, ancora Bendezu, che la nasconde e mette il pallone ad Augusto. Escono i ragazzi della Forza Peruviana, solo per un attimo mette il piede Genovese, scavetto di Mormile, Rapillo la tiene in campo, poi è uscita. Oliver punta e scende, sterza a destra, pallone incollato, va da Augusto. Severino di là, Ponce, triangolo Harry Ponce, ora Chavez sta aumentando il giro palla, la formazione della Forza Peruviana, Luis Paz, mano di Prezioso, rimessa. Aumentano i giri della formazione maglia blu. Con le mani Ponce. 1-2. Parte un cross. Colpo di testa in mezzo di Augusto. Alza Rapillo. Difesa anticipato da Harry Ponce. Si gira Chavez. Prova dentro per Luis Paz. Un po' di campo per salire Oliver. Poi sterza. Internamente poggia ad Emerson, anzi a Chavez, ora Augusto, doppio passo, Luis Paz, centrale, Chavez, pass, destro, non entra. Adesso Mormile, mette un tiro cross in mezzo, dove Marco Antonio Ponce concede il corner. Calcio d'angolo per il Bilbao, risultato sempre di 0-0. Batte Rapillo, il cross, colpo di testa, palo, non entra. Allontana Oliver, ha rischiato la Forza Peruviana. Luis Paz di là per José Severino. Si stende a terra, c'è una mano, punizione. E allora non è venuto Vale Oxito, Ponce non c'è. C'è solo Marco Ponce a destra, Harry Ponce al centro e Marco Antonio in porta. Il capitano Valoxito non c'è. Augusto morbida a girare, due tempi Prezioso, mani piedi, errato Augusto, intercetta questo pallone e va da Oliver, prova Bendezu, scivola Mormile, difesa, risale il Bilbao, taglia il campo difesa per Nella dentro, Harry Ponce chiude, ripartono i peruviani, no, intercettato il pallone, sarà a fondo, sempre 0-0. Rimessa Forza Peruviana, Marco Ponce per Augusto, cerca Oliver di qua, Genovese in anticipo, lascia scorrere il pallone. Rimessa affidata alle mani del gigante Odierna, che va in avanti, ginocchiata di Genovese per delle donne.
fintano look genovese, resiste all'urto. No, Oliver passa e tocca. Dai, rimaniamo così. Enzo, battiti, fai andare in mezzo. Fai andare in mezzo. Con le mani delle donne cerca genovese, salta prima e riposse Oliver. Senza guardare il pallone, carambola sul piede di Luis Pascol, tacco, libera gusto. Parte Oviedo, prova ad arpionare la sfera. E poi Prezioso. Genovese va a tagliare il campo. Ancora Genovese, Augusto in avanti, giganteggia Odierna. Ancora Oliver. Non passa il pallone, punizione. Caccia Richard Chavez, morbida. Smanaccia Prezioso. Oliver. Sterza. Va di là. Chiude Rapillo. Serve Genovese. Velo e il pallone verso difesa e non controllo. Harry Ponce pressato. Oliver. Di nuovo per Harry. Ancora Oliver. Si difende in maniera ordinata per adesso il Bilbao, non concedendo spazi ai peruviani. Ma occhio a questo pallone per pass. Tiro grosso, rimpallato. Prova a riprenderla. Arriva Genovese. Nasconde la sfera. Sinistro di Augusto. Deviazione, angolo. Palla per Augusto. Centrale. Arriva Ponce. Marco. Deviazione, corner. Batte Chavez. Occhio dentro a saltare. Invece gioca corto José. Severino prova a piazzarla. Odierna salta. La nasconde e poi va di punta Luis Pass, le manone di Prezioso, palla che arriva a delle donne, cerca di far salire i suoi per Mormile, tutti e due con la gamba alta, il fallo arriva di Augusto che arriva con leggero ritardo. Si gioca, siamo quasi al ventesimo, 1-2, Marco Ponce per Severino che scatta a destra, Severino in mezzo, chiude Odierna. Si riscalda lì in fondo Champagnat. Colpo di testa di Chavez. Palla dentro. Allontana Genovese. Augusto. Pass. Oliver. Prepara il sinistro. Oliver va centrale. Da Harry Ponce. Cerca la gran botta, Prezioso, e poi Odierna in corner. Calcio d'angolo, tutto fermo, c'è qualcosa in campo. Ora si può riprendere con Severino dalla corner, occhio allo spasso, il secondo palo tutto solo, parla dentro per lui. Oliver incolla. Finta al mancino, si stende scivolata Genovese, al giro, vola Prezioso sugli spassi. Ancora Perù in avanti. Mette fuori la difesa del Bilbao. Marco Ponce con le mani, Augusto. Spinto un po', punizione, le mani delle donne. Augusto da questo lato, verso Oliver. Ora si gioca un campo solo. Oliver la nasconde. Tocco dietro. Harry Ponce aggredito da due. Passa Harry. Va giù. Punizione. Gioca Augusto. Chavez. Finta mette dentro. Severino. Ancora per Augusto. Il campo è finito. Batte Mormile. Sale Oliver. Occhio al mancino di Oliver. La punta. Oliver Prezioso. Sale
il Perù. Genovese con le mani lungo linea, salta Harry. Difesa, pallone rimane in campo, due su di lui, prova ad accentrarsi, va giù, punizione. Calcia, difesa, esterno, fuori. Adesso Chavez, lungo linea, pesca Luis Paz, che palleggia e prova a sterzare. Augusto torna dietro da Marco Ponce. Adesso Chavez, Oliver scivola, si rialza, la perde Rapillo, contro due era andato via così. Sale Odierna, recupera il pallone, la forza peruviana, palla lungo linea, lunga però, termina fuori. Calcia il cugino Giuseppe Cipriano, due in barriera della forza peruviana, dirige Marco Antonio Ponce. Prova in mezzo Cipriano, altra chance, deviata ancora, esce Harry, concede la touche. Arrivo. Battuta, difesa, aggredito da Harry che riparte, parte il Perù. Harry dentro, Luis Paz di prima, Odierna rimpallo prezioso. Primo tempo 0-0 tra Atletico Bilbao e Forza Peruviana. Eh sì, c'è mezza gold che guardando questo match spera in un passo falso della Forza Peruviana, visto che i Los Dragones hanno vinto e sono a 9. Secondo tempo, dentro Nando Champagnat, dentro Jo Vargas, numero 14, dentro Emerson. Vediamo un po'. Quindi esce Chavez, esce José Severino, esce Luis Paz. Cambiano i due attaccanti e cambia il centrocampista regista della Forza Peruviana. Non cambia nulla nel Bilbao. Occhio quindi ad Emerson lì in mezzo e a Nando Champagnat. Oliver subito ad accelerare lì a sinistra. Tocco centrale, ecco Emerson dentro il pallone, destro di Champagnat su Prezioso. Genovese prova un cambio di fascia, lo attende Marco Ponce. Harry Ponce, occhio, gestisce benissimo e va da Oliver. Sale da questo lato Ponce, Oliver preferisce Nando Champagnat che a sua volta cambia verso Marco Ponce. Augusto, palla dentro, Genovese allunga con le mani, Champagnat recupera la sfera delle donne che poi conquista una rimessa. Mormile, palla dentro, blocca Marco Antonio Ponce, riparte da Oliver che non serve Augusto e va da solo. Ora Vargas allarga. Ancora Jo Vargas. Oliver scende. Champagnat nasconde la sfera. Oliver dentro l'imbucata, mette il piede Genovese, la palla rimane ancora in zona fondo. Emerson, Champagnat, tocco centrale, ancora Emerson, si libera il pallone, palla in verticale, Champagnat cade, poi occhio a Vargas, si avvita Odierna salvando delle donne, va rinvio, pressione peruviana, arriva a difesa, campo finito. Emerson, Vargas, poi c'è il lancio, arriva Harry, c'è fallo su di lui. Cipriano, sciabolata lunga, la incolla difesa che prova ad andare destro, arrivano in tre a chiuderlo. E poi Augusto, vada Champagnat a sinistra, inizia a correre,
Occhio a Champagnat, intervento di Odierna in estirata straordinaria. Delle donne, pennella per Mormire, la palla è lunga. Ora c'è Oliver, che taglia il campo, Vargas fa 1-2. Sale ancora Oliver Bendezu, mette il piede, Rapillo, Emerson, punizione. Calcia Augusto Oviedo. Destro, fuori. Vargas, tocco per Ponce, poi si va dall'altro lato verso Oliver. C'è Fernando Champagnat al largo, palla ad Augusto, doppio passo. Poi la palla non passa. Ancora Augusto che mette il piede. Delle donne allarga. Il pallone non esce dal traffico, numero di Oliver. Ancora Oliver. Calcio d'angolo. Champagnat per Oliver, ancora per Fernando, dentro tiro cross, smanaccia prezioso. Poi Odierna è scivolata, Augusto per Ponce, mette il corpo Augusto, rimessa Perù, Vargas con le mani. Si coordina Augusto Oviedo. Doppio passo di Rapillo. Adesso Marco Ponce cerca Vargas, sponda dietro. Cipriano in chiusura, prova a uscire. Mormile ancora per Cipriano, interviene Harry Ponce. Tiene anche il pallone in campo. La lungo linea da Vargas, incolla la sfera. Punizione. Dentro Harry. Esce benissimo Mormile che lancia difesa, ancora Ponce di testa. Oliver sempre 0-0, Rapillo si lotta sulla tre quarti, Emerson esce dal traffico, palla centrale, Augusto dentro, c'è un po' di spazio per Vargas, destro di Gio. Odierna respinge, lo tiene in campo Cipriano e poi ancora Vargas per il sinistro deviato e prezioso blocco. Champagnat, occhio a Vargas molto alto e libero a destra. Si va da Oliver, tocco per Augusto, un po' timido, c'è fallo su di lui. Calcio ancora Augusto, chiama un'intesa, dentro, forte e mezzo, prezioso, blocca. Delle donne, Genovese, Odierna, delle donne. Continua a giocare, continua a giocare. Altro punizione per la forza peruviana. Gioco molto spezzettato, la palla viene giocata, attenzione a Mormile che sale, va al mancino, recupera Harry Ponce che la gioca Oliver, spostato a destra. Champagnat dentro, non passa il pallone, Emerson un buon sinistro, lo prova raso terra, deviata, Odierna va al rinvio. Occhio all'aggancio di difesa che era tutto solo. Marco Ponce sale, carica il destro, murato da Rapillo. Batte Marco Ponce, dentro per Champagnat. Delle donne, Emerson sul pallone, si lotta nello stretto, serie di contrasti, sterza Champagnat, poi palla dietro, destro fuori di Augusto. Non esce il Bilbao e allora Champagnat finta due volte, Fernando Champagnat la sblocca lui, 1-0. E allora ha sbloccato il risultato la forza peruviana, 1-0, vediamo se decolla il match, vediamo se il Bilbao si espone un po'. Per adesso aveva difeso molto bene, una sbavatura lì dietro e non ha perdonato il Perù. Emerson
per il destro di Augusto Palo. Mamma mia. Poi Fernando gioca per Emerson, carica il sinistro, Prezioso la vede all'ultimo e respinge. Lancio del Bilbao che conquista la touche nella metà campo peruviana. Con le mani genovese allontana Augusto. Si va con le mani, la incolla Emerson, esce dal traffico e la porta su. C'è Fernando Champagnan, Emerson se ne va, il pallone esce. Ah, con le mani. Ancora a recuperare c'è Oliver. Sale e la tocca Augusto, stezza improvvisamente, cambio di fascia verso Champagnan che prova l'aggancio a due piedi, poi ruleta così, ancora Fernando, entra con l'esterno, va da Gio Vargas in buca d'angolo. Gio Vargas 2-0. Ha fatto che il numero 9 segui mani Morimoto. Si va con le mani, difesa attaccato da 2-3, scarico dietro, non c'è fallo. Odierna lungo linea, la classifica dice forza peruviana. Los Dragoes a 9 punti in questo momento, dopo 3 partite hanno spaccato il girone d'oro, stanno volando attendendo lo scontro diretto che probabilmente significherà match da titolo. Con le mani difesa di petto e poi prova a concludere Mormile delle donne, tocca il pallone per Justin, difesa Mancino, scherma Harry, arriva Marco Ponce, Cipriano, Emerson di testa allunga a Fernando Champagnat, Odierna mette il piede, la ruba Emerson. Delle donne, tutto chiuso, Emerson. Parte il cross, poi Augusto fa correre Champagnat, c'è tutto solo Vargas, palla per lui, sono 3-1, Vargas ancora, dentro per il destro, parata e poi Oliver Bendezu segna il 3-0, standing ovation per il piccolo Oliver. Il rinvio delle donne, ancora Perù, Emerson sposta questo pallone e va da Harry, Manuel Ponce, Augusto prova di classe, numero così, ha battuto punizione, ancora una volta prestazione piena della forza peruviana che sta piegando ogni squadra della Gold League di questa 15ª edizione. Ovviamente sarà una squadra che in una prossima iscrizione dovrà andarsela a giocare almeno in Platinum o in Star per la qualità espressa nelle prime 3 giornate e per un percorso che a questo punto si preannuncia glorioso per la squadra peruviana. Tocco centrale, chiude il buco Odierna, ancora Emerson, tocca 1-2 con Marco Ponce, palla per Gio Vargas, si propone Ponce dentro Odierna, prova il sinistro Emerson. Occhianando controlla il pallone, prova il tunnel e riparte delle donne nello stretto, prova ad allungarsi, arriva Fernando, recupera l'ennesimo pallone, la formazione della forza peruviana, occhio ad Emerson, arriva Odierna e delle donne, sta per svenire Vincenzo delle donne, fa il giro del campo, non la vede più delle donne,
Finita la benzina. Vargas. Odierna passa. Rapillo. Prova a far salire un po' i suoi. Non si passa. Quanto corrono i peruviani. Augusto. Prova Odierna a stendersi. Ancora Augusto. Tunnel. Prova Harry. Fischietto per Toni. 3-0 del Perù sul Bilbao. Comanda la Gold League insieme ai Los Dragoes, la squadra di Mister Carlos. E allora Augusto Viedo ai nostri microfoni. Il Perù vince 3-0 anche contro il Bilbao, 9 punti in 3 partite. State correndo, così come i Los Dragoes che sono a 9 punti, ci sono due squadre a 9 punti. Però voi sembrate avere una marcia in più in questa Gold. Meritati 9 punti. Dove arriva questo Perù secondo te? Noi puntiamo a vincere il campionato, questo è poco ma sicuro. Senti, altra brillante prestazione da parte tua a centrocampo. Una dedica soprattutto, anche se non hai segnato, a chi vuoi dedicare il tuo 7 e mezzo? Alla mia mamma e alla figlia. Alla mamma e alla figlia che sono venuti qui a vedere la partita. E mia moglie che mi supporta. Anche la moglie. E allora, con tutte queste dediche di Augusto Viedo, salutiamo la forza peruviana che va a 9 punti in 3 partite. Complimenti Viedo. Grazie.